Hai lavato le rughe? Marco De Gennaro, 76, il numero che sarà il record mondiale chissà per quanto tempo. Oggi è finita questa striscia, prima o poi. Sì, assolutamente, non abbiamo giocato una bellissima gara e ci rimangono comunque le 76 vittorie consecutive. Quindi prima o poi doveva succedere, penso che sia più di una lezione questa, così magari ci dà più spunti su cosa lavorare, che ci fa bene comunque ogni tanto anche perdere, no? Quindi va bene così, penso che sia, complimenti a Firenze, ha fatto un'ottima gara, ma penso che noi stasera abbiamo fatto tantissimi errori, ecco. In effetti vincere sempre può magari far passare in secondo piano qualcosa che non va. Adesso, avendo perso una partita, magari ci si può concentrare anche sugli aspetti. Sì, nel senso che comunque ci sta, fa parte del gioco. Questa sera non ci siamo espressi al meglio, loro hanno fatto una buona partita e vedremo su cosa, sicuramente dovremo lavorare su tante cose. E questa settimana diciamo che era una giornata un po' no in tante situazioni, abbiamo penso ricevuto non benissimo, ma nello stesso tempo non abbiamo neanche murato e difeso molto, quindi diciamo che è stata una giornata no e bene. È strano dirlo per una sconfitta, però forse vi siete tolte sì, di confronto. Sì, sai, cioè non è che è mai pesato, però abbiamo fatto questo record, il record rimane a noi e va bene, cioè è venuta questa sconfitta, va bene così. Adesso avete un ritmo ancora più intenso in questo mese di partite, quindi ci sarà bisogno di tutta la squadra, anche stasera. Sì, anche stasera abbiamo visto che comunque ovviamente Miriam viene da un infortunio lungo, ha bisogno di giocare, riprendere magari la forma, lo stare in campo e anche in vista per il mondiale, no? Quindi è giusto così e si è visto comunque magari Asha riposare un po' per aver fatto giocare Giulia e è giusto dare spazio magari Robin anche, siamo una squadra lunga, una rosa lunga e tutte devono avere la possibilità di giocare, ecco. L'applauso finale era ovviamente sempre per la squadra, perché i tifosi tifano sempre, certo. Però riassumeva forse questi due sì, anni? Sì, penso che riassumeva questi due anni e che abbiamo fatto, penso, una cosa straordinaria, ecco. Quindi penso che tutti i tifosi volevano comunque con quell'applauso racchiudere un po' queste 76 vittorie, ecco, ed è stato molto emozionante, nonostante la sconfitta. Grazie Monica. Niente, buonasera. Grazie, ora prendiamo anche il corso del Santarelli. Andiamo con il corso Santarelli dopo questa partita che la formazione allenata appunto dal coach ha perso 3-2 dopo una striscia di 76 partite. Santarelli. Ah, Dio. Abbiamo detto anche con Monica, ciao coach, ciao. Prima o poi doveva succedere. Certo, meglio poi che prima, questo sicuro, ma è arrivato abbastanza poi mi sembra, perché 77 vittorie, 76 scusate, pensa quanto le conto, 76 vittorie sono tanta roba. Oggi era l'ennesima sfida difficile per noi, perché lo sapevo, perché loro sono un avversario tosto, perché io sapevo che avrei cambiato tanto in vista del mondiale per club. Devo prima di tutto fare un complimento a queste ragazze per il cammino enorme che hanno fatto. Prima l'avevo fatto per raggiungimento del record, adesso lo faccio per questa striscia incredibile. Credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario a prescindere da tutto quello che dicono le persone in giro. Io credo che giocare 76 gare con tutti i problemi che si possono avere fra Covid, defezioni, infortuni, mentalità che il giorno non è quella giusta, squadra che cambia, pedine diverse, credo che sia qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo cambiato tanto, ci siamo presi un rischio perché la squadra, come dicevo, sta semplicemente cercando la sua identità e quindi cambiando tanto, certo che non è semplice quando giochi con squadre che giocano sempre con le stesse 7 giocatrici. Per me era importante recuperare dei giocatori in vista del mondiale per club, Miriam Silla su tutte, che è fuori da una miriade di tempo ed ha bisogno di giocare. Ci sono delle giocatrici che non stavano benissimo perché Asha Volos ha avuto un problema,
perché Kathryn Plummer ha avuto un problema, perché Robin De Cruyff ha avuto un problema. Peccato, perché comunque nonostante questi cambiamenti la stavamo riprendendo. Abbiamo fatto un quarto set purtroppo secondo me troppo deficitario in difesa. I primi due li abbiamo fatti deficitari in ricezione, troppo deficitari in ricezione. Poi abbiamo cominciato a difendere. Il terzo set è stato indubbiamente il migliore, no? Sì, loro hanno sbagliato tanto, ma siamo stati molto più equilibrati. Il quarto non abbiamo difeso niente, e non difendendo niente non si può giocare a pallavolo, oltre a fare anche noi una bella caterba di errori, perché 9 errori non sono pochi. E il quinto set ovviamente è sempre una lotteria, però io credo che queste sconfitte per certi aspetti facciano bene. Rompe le scatole, perché tutti saremmo voluti arrivare a 100, tutti quanti, però in realtà alla fine dell'anno conta quello che stiamo facendo, e adesso stiamo facendo un cammino perfetto e quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso. Oh, questa sconfitta essere considerata anche come la liberazione magari da un peso, tra virgolette. Io ci pensavo da tempo a questa cosa qui, ero convinto, prima il raggiungimento del record, ci siamo tolti un peso con quella cosa lì. Devo dire che questa cosa pensavo che l'avrei vissuta peggio. Io non la sto vivendo, sto parlando di qualcosa di come se fosse una cosa impossibile, ma è sport, e nello sport la sconfitta è una cosa normale. È che noi eravamo abituati a vincere sempre, questa cosa ci ha abituati a qualcosa di diverso dalla normalità che è lo sport, e quindi io in questo momento lo sto vivendo, non so se in maniera serena, questo devo ancora capirlo, forse sto anche ingigantendo questa cosa, ma volevo capire che significato una sconfitta mi avrebbe dato dopo così tanto tempo, e lo sto provando a capire adesso. Sono un po' frastornato perché non mi capitava da un po', e quindi io sono convinto che questa cosa però ci possa far bene, perché alla fine siamo tornati con i piedi per terra, abbiamo capito che abbiamo delle difficoltà, abbiamo capito che questa squadra ha bisogno di tutte le giocatrici che spingono al 1000, e non possiamo permetterci di giocare sempre con le stesse giocatrici per 50 partite in una stagione, perché una volta che si è vinto la Supercoppa e si è raggiunto il Mondiale per Club, il record, si deve pensare al Mondiale per Club e poi alla Coppa Italia che c'è a distanza di 20 giorni, quindi io credo che questa cosa ci potrebbe far bene non solo dal punto di vista mentale, ma ovviamente questo cambiamento che ho fatto io anche dal punto di vista fisico. Tornando alla partita di stasera, c'è qualche rammarico, qualche mossa che considero che poi avresti fatto in maniera diversa, magari Asia prima? No, Asia aveva un problema. Asia aveva un problema alla spalla, quindi non poteva battere. Lo so, però io devo pensare al bene della squadra, devo pensare al bene dei giocatori, non mi deve importare troppo della vittoria singola in sé per sé, a me deve interessare il cammino a lungo andare, e quando ho pensato al raggiungimento del record che abbiamo vissuto con, mamma mia, troppa ansia sinceramente, adesso ho pensato bene, adesso mi devo veramente rifocalizzare sul bene della squadra, e il bene della squadra non era far giocare Asha, il bene della squadra era far riposare Asha visto il suo problema alla spalla, e vista il suo bisogno, la sua necessità, anche visto che ci avevo parlato io e me l'aveva chiesto lei stessa, e la necessità di far giocare un giocatore come Giulia Gennari, che per me è un giocatore importante, e quindi io ho bisogno di tutte le giocatrici. Dicevi tre leggeri infortuni, sì. Cioè sono recuperabili, ti fa preoccupare? No, non c'è niente di grave, in realtà Kathryn si è fermata ieri, non si è allenata, aveva un problema, oggi l'ha rientrato, ma ovviamente se c'era la possibilità di non utilizzarla sarebbe stata la cosa migliore per lei, e quindi io ho pensato al bene di Kathryn. Robin De Cruyff ha avuto un problema al tendine, quindi si era infiammato dopo la gara con Scandicci, e quindi facendola rigiocare oggi avrei rischiato di riportare avanti ancora l'infiammazione. Questo riposo totale di oggi le farà benissimo. Esatto, è proprio per quello, in vista di quello, io devo pensare. Poi c'è Cristina Vučkova che si stava allenando benissimo e aveva bisogno e necessità di giocare. Quindi io devo pensare al bene della squadra, e penso anche al bene del singolo, perché ho pensato al bene del singolo. Sabato si torna in campo, è un wow. No, è una cosa positiva, scendere in campo subito per sì. Sì, esatto, abbiamo 3 giorni per preparare questa nuova sfida contro una squadra che ha necessità di punti, una squadra con degli elementi che conoscono bene il campionato italiano e anche di discreta esperienza. Io reputo Perugia una squadra al di sopra
della sua posizione in classifica, quindi dovremmo stare molto molto attenti. Di sicuro verranno fatti altri cambiamenti e quindi spero che la squadra subisca in maniera positiva questa sconfitta e ci sia una bella reazione. Esatto, visto che l'ultima sconfitta ce l'avevamo avuta con Perugia, adesso l'abbiamo fatta con Firenze, abbiamo anticipato i tempi, quindi adesso penseremo a ritornare a vincere con Perugia. Grazie a voi. Grazie a voi.